putain, c'est le qui n'aime le matin. À l'aubergise crève le grain, ni mon cœur fidèle, ni les roses. La storia di questo straordinario scrittore francese, di Céline, è una storia che, almeno in Italia, ha avuto due tempi, e del resto possiamo dire l'ha avuta un po' anche nel suo paese. C'è un primo Céline, che è quello del Voyage au bout de la nuit, che è apparso intorno agli anni 30 e che ha costituito una sorpresa. E poi c'è il Céline che è stato riscoperto molti anni dopo la fine della Seconda Guerra ed è venuto in Italia grazie a una bellissima traduzione di Giorgio Caproni, precisamente del secondo libro, Mort à crédit. In che cosa consiste l'importanza di Céline? Anzitutto nella sua straordinaria immaginazione. È uno scrittore di una ricchezza fuori del normale e in parte anche dall'uso di una lingua, in parte costruita, in parte dialettale, in parte ridotta o ridimensionata da quello che era l'uso del parlato. Céline è stato giudicato in vari modi. È stato giudicato anzitutto come un tardo erede del naturalismo. È stato giudicato invece anche, soprattutto negli ultimi anni, come uno scrittore di avanguardia. Ma non si esaurisce tutta la storia di Céline nell'ambito della sua opera. Purtroppo è legato a Céline la storia dell'uomo, anche questa è una storia contraddittoria, una storia legata a certi suoi atteggiamenti da condannare, come il suo antisemitismo, la sua partecipazione nel corso dell'ultima guerra a una parte sbagliata della politica francese e mondiale, e quindi la sua figura è stata variamente adoperata dai critici e dai lettori francesi delle due parti. Si è voluto cioè esagerare le colpe e nello stesso tempo, dall'altra parte, si è voluto esagerare l'importanza e la novità e il coraggio di questo scrittore. Di certe angosce, nel profondo di certi sogni, non ha conosciuto la morte come sensazione lacerante e meravigliosa, con cui nulla può essere confuso nel dominio dello spirito. Bisogna conoscere il montare convulso di questa angoscia, le cui onde arrivano fino a voi gonfiandovi, agitate da un insopportabile soffio. Io credo che la morte non sia fuori dal dominio dello spirito, ma che in certi limiti possa essere conosciuta e avvicinata da un certo tipo di sensibilità. Queste frasi di Antonin Artaud, scritte nel 1929, qualche anno prima che Louis Ferdinand Céline scrivesse il suo primo romanzo, possono spiegare forse l'atmosfera in cui la letteratura francese si preparava a sferrare il suo ultimo attacco contro la civilizzazione. Parlando di Céline oggi, non si vuole affrontare l'esame di una letteratura o di un romanziere. Si vuole invece indicare come e dove si sono svolte le ultime persecuzioni, gli ultimi linciaggi morali, le ultime cacce alle streghe, prima che l'arte, prima che la cultura, si rassegni al silenzio. Louis Ferdinand Céline, nato a Courbevoie, vicino a Parigi, il 27 maggio 1894, entrò clamorosamente nella letteratura ufficiale nel 1932, quando il suo primo romanzo divise aspramente in opposte fazioni i giurati del premio Goncourt. Il romanzo si chiamava Viaggio al termine della notte.
ed ottenne un successo clamoroso. Più di 500.000 di copie vendute, traduzioni in tutto il mondo. Lo scrittore era giunto alla letteratura alle soglie dei 40 anni, dopo una vita oscura dedicata alla medicina. Sartre, Aragon, Elsa Triolet e tutta la sinistra francese salutarono in Céline il nuovo prodigio della letteratura impegnata. Ma questo entusiasmo doveva durare poco. Già al suo secondo romanzo, Morte a credito, del 1936, che può essere annoverato tra i maggiori capolavori della letteratura francese, l'entusiasmo dei marxisti cominciò a calare, ma non il successo del pubblico. La critica cominciò a notare elementi diversi in questo nuovo successo dello scrittore. Il linguaggio, soprattutto, era portato ad una incandescenza senza pari, ad una sonorità, ad una violenza che nessun altro aveva saputo creare. L'uso dell'argot, poi, richiamava subito il nome del grande Rabelais, un altro medico, per un gioco fortuito di circostanze. Oui, moi je crois que l'importance de Céline est très importante. L'invenzione principale di Céline è stata il linguaggio. Céline aveva il dono della lingua, era capace di manipolarla fino a farla diventare uno strumento, un gesto. Quando si legge una pagina di Céline, si è trascinati dalla sua musica, dal suo ritmo diabolico, un ritmo ed una costruzione estremamente elaborati e preziosi. Qui sta il punto focale della vicenda di Céline come scrittore. Utilizzare i mezzi classici della lingua, come il dialetto, l'argot insomma, per reinventare un linguaggio parlato. Ma questo parlato è imparlabile. È una lingua costruita e artificiale, una lingua che colpisce e non può lasciare indifferenti. Nell'opera di Céline ognuno persegue un singolare obiettivo, la morte degli altri, far morire, lasciar morire. La malizia, l'idiozia, la cupidigia aggiungono i loro effetti a quelli della fisiologia. Céline ci mostra un mondo in cui l'unica organizzazione coerente è la morte. Viaggio al termine della notte inizia sul campo di battaglia della Prima Guerra Mondiale, dove la follia nutre la guerra e termina in un asilo per malati di mente. In nessuna pagina si può trovare un quadro delle dolcezze della pace. La vita è bruciata, il quotidiano come l'insolito. E per l'eroe del romanzo, Ferdinand Bardamu, la guerra non è che un preludio all'aggressione permanente degli uomini e del mondo contro di lui, condannato a morte. Questa sensibilità anormale per cui solo il male sembra emergere dal nulla per poi rientrarci, questo terrore iperbolico da innocente perseguitato, sembra quasi rimproverarci lo spessore della nostra pelle. Le vice de cette civilisation petite, cette petite imitation de la civilisation grecque, c'est qu'elle veut faire tout très vite, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu la chansonnette. Encore une autre, donne-nous encore une, hein, dis donc, je t'en prie. Ah, encore une, ah, j'en veux une, j'en veux une bonne. Bon, ça, c'est de la connerie. Louis Ferdinand Céline, pseudonimo di Louis Ferdinand de Touche, trascorse l'infanzia al passage Choiseul, illuminato da 300 becchi a gas, dove sua madre, Marguerite Louise Céline Guillou, commerciava in merletti. Come racconta in Morti a credito, a causa di questi merletti, tutta la famiglia si cibava principalmente di pasta, alimento che non lascia odori che impregnino le stoffe. In questo periodo, Céline segue i corsi scolastici della scuola d'Argenteuil. A 18 anni, si arruola nel 12° reggimento corazzieri per una ferma di 3 anni nella guarnigione di Rambouillet. Nel novembre 1914 viene ferito nelle Fiandre occidentali ad un braccio e ad un orecchio. Subisce una trapanazione al cervello e si salva. Le conseguenze di queste ferite lo accompagneranno tutta la vita. Dolori di testa acutissimi e un braccio paralizzato. Céline era soprattutto un moralista sul genere di Chamfort, che lui citava spesso. I poveri sono i negri d'Europa, era una delle sue massime. Aveva anche il pessimismo di certi vecchi confessori. E la sua opera esprime la disperazione di vivere in un mondo negativo, l'impossibilità di trovare lo stadio dell'innocenza. Il suo amore per gli animali
La storia del gatto Bébert, che lo spingeva a scrivere, nasce da questo. Un bisogno d'assoluto che viene frustrato e che si esprime attraverso un'aggressività, attraverso il gusto della morte e dell'ironia, dell'autoironia. Nel 1924 Céline si era laureato in medicina con una tesi sul medico boemo Semmelweis, dove già si possono intuire i sintomi della sua vocazione di moralista. Egli era molto appassionato alla sua professione. Mi confidava continuamente: «Voglio essere medico di quartiere, voglio mettere su un ambulatorio per i poveri». Disons, je veux être médecin dans ton quartier. Je vais installer un petit cabinet pour les pauvres. A 30 anni, Céline decide di cambiare corso alla sua vita. Abbandona la moglie e la figlia per iniziare una vita assurda come medico di bordo sulle navi intorno all'Africa, nelle colonie francesi e inglesi della costa occidentale. Parte quindi per gli Stati Uniti, lavora come medico nei quartieri industriali della Ford, occupandosi di problemi sociali ed igienici. Viaggia il Canada e Cuba. Ho sempre presente la morte. In ogni secondo di vita l'ho vista e la vedo davanti a me. Ogni uomo che mi parla è per me un morto, un vivo per caso e per un istante. Ho veduto migliaia di morti, in particolare quando ero medico civile. Saggiare la rigidità d'un braccio, sollevare una palpebra, sono per me gesti macchinali. Nello stesso modo avrei potuto dirigere questi gesti verso i miei interlocutori ordinari, ma mi dicevo, non ancora. Con stupore e ironia constato che la maggior parte della gente non ha l'aria di dubitare di essere morta. Morta dalla nascita, ombre che camminano, come dice Shakespeare. Questi uomini politici, eruditi, letterati, che si agitano e puzzano come se fossero vivi, come se il verme della dissoluzione non fosse ancora dentro di loro, fin dal primo vagito, mi sembrano grotteschi e degni di pietà, ciechi vanitosi che camminano sull'orlo di un abisso. Questi morti vivi si desolano e si accalcano, singhiozzi, rivolto, ancor più idiota, furore di vivere, derisorio balletto di cadaveri recalcitranti che si spingono ai bordi della loro fossa. Personalmente so che la morte mi abita e mi fa ridere. È stato fatto di tutto per distogliermi dall'essere, e qualcosa in me lo è ancora, nel fondo, fino al momento in cui, in un quarto di secolo o in un secondo, la mia gaiezza scoppierà con ciò che viene chiamata la mia vita, che è in me, come in tutti gli altri, non più di un modo d'essere morto, quasi morto, già morto, un morto senza collera. E se questa unione di parole può avere un senso, un morto felice. Je ne suis pas un être de joie, je ne suis pas un passager. N'est-ce pas ça? Ça faut appris que. Non, j'avoue que je serai content quand je mourrai. Voilà, la vérité, c'est que je me désire mourir de façon la moins douloureuse possible. C'est tout, c'est pas besoin, je ne suis pas assoiffé de douleur. L'universo di Céline si arricchisce di una nuova dimensione, quella del delirio letterario. Il delirio costituisce una breve riconciliazione con il destino, poiché è capace talvolta di evocare i morti. Ma anche un delirio che non si prende sul serio, un delirio non da mistico, ma da moralista antico. Per Céline il tempo è una prigione. Noi godiamo già la nostra morte a credito, e il delirio è il solo ricambio possibile dell'eternità. Il disgraziato perfetto è colui che non delira, colui nel quale il delirio non riesce a coagularsi in un'idea direttrice della vita, a orientarsi come progetto globale. Tutti i deliri degli altri si uniscono per distruggerlo.
Nel 1932 l'editore De Noël pubblica il primo romanzo di Céline, Viaggio al termine della notte, sostenuto da Léon Daudet. Dopo aver creato uno scandalo al premio Goncourt, Céline ottiene il premio Renaudot. Nello stesso periodo pronuncia a Medan un discorso in omaggio a Émile Zola. Nel 1936 parte per l'Unione Sovietica per ottenere i diritti d'autore dell'edizione in lingua russa di Viaggio al termine della notte. Sempre nel 1936 appare Morte a credito, accolto dalla critica e dal pubblico con successo pari se non superiore a quello del primo romanzo. A partire dal secondo romanzo, Morte a credito, Céline mette a punto lo stile del delirio, esaltandone l'aspetto stilistico e precedendo quasi tutte le soluzioni romanzesche della nuova avanguardia con 30 anni di anticipo. Qualche mese prima di morire, afferma ancora che l'unica realtà è il linguaggio. Un linguaggio emotivo, fondato sulla trasposizione del linguaggio parlato, ma un linguaggio parlato costruito in laboratorio, un parlato che non si può parlare, sospeso tra pensiero e parola, tra suono e significato. Un parlato in bilico tra dolore e delirio, senza luogo dove consistere. In questo periodo ha inizio la lunga, tormentata ricerca di se stesso, di una forma di vita che può essere divisa in due settori, una forma delirante e una forma rigorosamente moralista, mescolata di genialità e di buffoneria apparente, di gusto per il tragico e per l'innocenza. Questo periodo coincide con la pubblicazione del primo pamphlet antisemita, Bagatelle per un massacro. L'antisemitismo di questo, come dei due seguenti libri che Céline verrà pubblicando, e cioè La scuola dei cadaveri e Le beaux draps, sono la causa prima della dura diffidenza a cui fu sottoposto lo scrittore. Come e perché uno scrittore di successo, il cui genio era ovunque riconosciuto, rinunci a tutto per immergersi in uno stato di autodistruzione tale da condurlo nel 1945 ad essere imprigionato nelle carceri di Copenaghen, è un motivo tuttora aperto di controverse interpretazioni. La vita per Céline fu difficile nella misura in cui rifiutò di adeguarsi a una civiltà organizzata. Scrivendo quei libelli antisemiti, Céline sapeva benissimo di rinunciare al successo e al benessere, ma li scrisse ugualmente. Hanno voluto fare di Céline un nazista. È ridicolo. I suoi libri erano proibiti in Germania. Dopo la guerra, il problema ebraico non esisteva più per Céline. Dopo la guerra, secondo Céline, gli ebrei erano stati rimpiazzati dai mongoli, dai cinesi e da chiunque volesse una politica di forza che annientava l'uomo. Questa inclinazione a vedere il problema in termini generali e quindi la sua ingenuità dipendono proprio dal fatto che Céline era un poeta facile da ferire. In fondo tutti i poeti generalizzano. Baudelaire generalizza, Lautremont generalizza, Rimbaud generalizza. Céline ha rifiutato la borghesia e ha rifiutato il linguaggio della borghesia. Ha scelto il ritmo e la manifestazione istantanea. Ha rifiutato il concetto, il cerimoniale linguistico, la lingua putrefatta che serve a scambiare concetti ambigui. È ciò che ha fatto Swift per la lingua inglese. Il 21 giugno 1939, Céline viene condannato per diffamazione da un certo Rouillet a causa del soggetto della scuola dei cadaveri. Da quando Céline aveva scritto Bagatelle pour un massacre e Le beaux draps, la critica e gli amici lo avevano abbandonato. Era accusato di essere antisemita e di collaborare con i tedeschi. Oggi si sa che Céline si è sempre rifiutato di scrivere qualsiasi cosa per la stampa d'occupazione, che nascose i paracadutisti alleati in casa sua o del suo vicino Champfleury. E lo stesso Champfleury faceva parte della resistenza. De Noël, l'editore di Céline, era stato ucciso per la strada a colpi di rivoltella. E anche la vita di Céline era in pericolo. Così nel 1944 siamo stati costretti a fuggire. Abbiamo tentato di tornare in Danimarca. Céline amava questo paese, sognava di abitare a Copenaghen. Amava il mare, la vela. Passando da Baden-Baden, i tedeschi ci hanno fermati e trattenuti.
I tedeschi non capivano Céline. Le sue opere, per esempio, erano proibite in Germania. Siamo ripartiti, la Germania era in fiamme. Ventun giorni in treni in fiamme, sotto i bombardamenti, le città sconvolte. Era un cataclisma orribile. Céline diceva che tutto ciò gli ricordava Beethoven. Siamo arrivati in Danimarca, ma purtroppo solo per finire in prigione. Céline era sempre sul punto di essere espulso. I danesi lo trattavano come un fascista. Solo dopo 5 anni, dopo essere stato rinchiuso in una cella per condannati a morte, Céline poté trasferirsi sotto sorveglianza in una capanna a Klaskovgard, nella foresta di Kherson. Era una vecchia capanna di pastori, vuota e gelida. Céline ebbe la pellagra. Era dimagrito di 40 kg e non vedeva quasi più e non poteva quasi camminare. Da allora cominciò ad avere vertigini, mal di testa. Sentiva rumori inesistenti come un treno che gli passasse sulla testa giorno e notte. Riprese a scrivere Nord, poi ferì un noto foie dans Château l'autre. Nel 1951 la giustizia francese permette il rientro di Céline in Francia. Con la famiglia, Céline sbarca a Nizza e va a vivere in Provenza. Il suo appartamento parigino è stato svaligiato, scomparsi oggetti e manoscritti. Nel 1952, Céline si trasferisce a Meudon, in una casa Luigi Filippo, dalla quale non esce quasi mai. Finisce di scrivere e pubblica Ferì pour une autre fois, che non ottiene alcun eco di critica. Il nome dell'autore di Viaggio al termine della notte tuttavia riappare di quando in quando sulle pagine di qualche giornale o nella conversazione dei critici letterari. Sulle colonne delle Nouvelles Littéraires lo scrittore Roger Nimier reclama per Céline il premio Nobel. Sinon parce qu'il ne m'intéresse pas. Alors, des histoires, il y en a plein la rue, n'est-ce pas? J'en vois partout des histoires. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire, n'est-ce pas? Et mille histoires. Scrivere per Céline significa fare un'antiletteratura, creare un incantesimo che lo proteggesse, che esorcizzasse la morte. La morte che era rappresentata dalla società e dalla umanità che lo circondava negativamente. Come tutti i poeti, Céline non desiderava un'immortalità letteraria, ma un'immortalità in se stesso. Per Céline la nostra epoca equivale alla fine del mondo. Questo gli ha fatto prendere la decisione di bruciare il linguaggio, portandolo ad un'intensità, ad una normalità dalla quale forse non si potrà più riprendere. Per salvarsi, per salvare il linguaggio, Céline l'ha definitivamente distrutto. C'est même drôle, sa bavache s'échauffe là tout autour. Se discute des trois points ou pas, si c'est se foutre du monde. Et puis encore ici... Nella primavera del 1957 appare la prima edizione di Dans Château l'autre, considerato a buon diritto uno dei capolavori dell'ultimo periodo di Céline. L'Express dedica un'intervista al redivivo scrittore, che riprende quota grazie all'entusiasmo sempre crescente tributatogli dai lettori dell'ultima generazione. Quelli, per intenderci, che non hanno letto né Viaggio al termine della notte né Morte a credito. Viens voir avec moi si ça pique au grand ocelette du Saint-Mandé. Et si on prend la vie comme une chose très amusante, dame, évidemment, alors en avant pour l'amour, mais alors avec toute sa vulgarité. Mais par exemple, je n'aime pas ce qui est commun, n'est-ce pas, ce qui est vulgaire. Je veux dire qu'une prison est une chose distinguée, parce que l'homme y souffre, n'est-ce pas. Tandis que la fête à Neuilly est une chose très vulgaire, parce que l'homme s'y réjouit. Céline è sempre stato sincero ed esige questo dono dal lettore.
Ma è inutile cercare la verità dell'opera d'arte, perché in essa confluisce la verità della menzogna, sua prerogativa dal momento che l'opera viene a crearsi un suo proprio universo. Il destino della petite musique céliniana è di esprimere sempre meno e di imprimere sempre di più. Lo stile di Céline diserta sempre di più la coerenza, come il destino di ogni parola solitaria. Il 1960 consacra la maturità artistica di Céline. Appare infatti Nord, il romanzo che consacra l'avventura fantastica, tragicomica, attraverso la Germania in fiamme. Ma Céline resta un autore maledetto. La televisione e la radio gli sono interdette. Però, con sempre maggiore insistenza, in America, in Inghilterra, come anche in Israele, le più giovani generazioni insistono nel considerarlo uno dei maggiori scrittori viventi. Noi ci siamo visti molto spesso, quasi ogni giorno. Persino 15 giorni prima della sua morte, quando mi ha donato il suo libro, Nord, aveva scritto una dedica a Marcel. Qui je suis tout petit, j'osais plus frapper à sa porte et il m'engueulait, te voilà, on te voit pas. Et je l'ai revu toujours, même 15 jours avant sa mort, où il m'a donné son bouquin Nord avec un mot. C'était écrit sans commentaire à Marcel. Il 1 luglio 1961, per la prima volta, Louis Ferdinand Céline non riesce a scrivere. Da molti mesi ormai lotta contro la distruzione fisica per riuscire a condurre a termine quello che sarà il suo ultimo libro, Rigodon. Il suo destino sembra riprendere quello di Marcel Proust, morto durante la correzione delle bozze della sua opera. Non ho più nessuno, più un'anima che accolga dolcemente lo spirito gentile dei morti, che parli, dopo di ciò, con più dolcezze delle cose. Potrei dir io tutto il mio fiele, so io, lo farò più in là, se non torneranno. Ora preferisco raccontare delle storielle. Ne racconterò di tali che quelli torneranno apposta per accopparmi dai 4:20. Allora sarà finita e ne sarò arcicontento. Céline aveva tutti i giorni delle crisi, tremende emicranie, spossatezza. Gli sembrava che la testa si gonfiasse fino a toccare il soffitto. Col caldo poi le sue crisi peggioravano. Era sabato, il 1 luglio del 61. Céline mi disse che Rigodon era finito. Mi fece vedere il manoscritto. Non aveva più la forza di fare nient'altro, mi disse. Avevamo poco denaro, ma Céline disse che voleva partire per il mare. Alla sera, verso le 6, cominciò ad avere dei dolori sempre più forti. Soffriva molto, ma era sempre lucido. Disse che non voleva che nessuno si occupasse di lui. Voleva morire tranquillo. Per 3 giorni, la notizia della morte di Céline verrà tenuta segreta, per evitare i clamori della stampa. Il curato di Meudon rifiuta di benedire la salma di Céline e dovrà essere chiamato un altro prete per benedire il corpo straziato dello scrittore. Al cimitero di Haute-Meudon, la sepoltura ha luogo sotto una sottile pioggia. Nello sparuto seguito, oltre alla moglie e alla figlia, Marcel Aimé, il suo grande, vero amico, Roger Nimier, Lucien Rebatté, Robert Poulet, Claude Gallimard e qualche sconosciuto in lacrime. Nella mia vita ho avuto lo stesso vizio di Rabelais. Ho passato anch'io il mio tempo a mettermi in situazioni disperate. Come Rabelais, non mi aspetto niente dagli altri. Come lui, non rimpiango niente. Faut-il dire à tes potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car d'autres la porte, au malfrat tes crosses que le vent t'emporte, tourbillons et soucis. Voilà. C'est fini.